E chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo. Siamo con Francesco, prova a parlare un microfono. Saluto gli ascoltatori. Allora, siamo qui come oggi a parlare di magia, stragoneria e di paganesimo, e con l'occasione Francesco ha da dire alcune cosette su alcune cose successe a lui e a alcuni di loro quando sono andati a ascoltare una conferenza. Allora, lascio un attimo la parola a Francesco, poi continueremo con gli oracoli caldaici. E una cosa, mi raccomando, a tutti i radioascoltatori, questa sera dalle 19 alle 20 io leggo Fenomeni premorte interpretati a stragoneria del paganesimo politeista. Il fenomeno di premorte è l'ultima conclusione, cioè concludo praticamente l'intero libro. Siccome ho sentito che qualcuno sta facendo delle cose che non mi piacciono, cioè non qualcuno qui, qualche radioascoltatore sta facendo delle tipo ho visto Dio, ho visto questo, ho visto quest'altro, io do l'interpretazione della stregoneria e ciò che cos'è la stregoneria. Pertanto, quelli che vogliono ascoltare ascoltino, gli altri possono pur continuare a pensare di aver visto Dio, la Madonna o chi altri. Noi sappiamo che queste sono illusioni del condizionamento educazionale e questa sera tireremo le somme su questo. Dopodiché ognuno creda quello che vuole, noi siamo dei costruttori di libertà e basta. Adesso lascio la parola a Francesco che dice quello che deve dire e dopo riprendiamo la trasmissione con gli oracoli caldaici. Allora, io appunto inizio un po' in maniera un po' diversa. La settimana scorsa Claudio aveva accennato a un libro che era uscito, che lui aveva letto come recensione sul Gazzettino, che il titolo è Nell'Labirinto delle Sette, pubblicato da una casa editrice di Treviso, curato da un sacerdote, cioè dedicato a un sacerdote e curato da un collaboratore di preti, un certo Giuseppe Bisetto, tristemente famoso nel trevigiano e non solo nel trevigiano. Purtroppo si dà molto da fare ed è un elemento pericoloso, soprattutto perché va a creare tensione, pericoli e si inventa delle cose. E ora, noi siamo andati a contestare, venerdì sera, nella presentazione di questo libro. Questo libro noi l'abbiamo contestato e durante la presentazione abbiamo capito proprio lo scopo che sono queste situazioni tipo il CIRS o il GRIRS. Cioè quello di creare paura, terrore e creare soprattutto degli incubi. Logicamente per i cristiani che sono già destinati, sono già segnati, questo non è un problema, abituati come sono nel vivere nel terrore. Ma la cosa appunto più grave sono i paragoni che queste persone si azzardano a fare. Queste persone sono pericolose anche perché sono i collaboratori di chi dovrebbe controllare l'ordine pubblico. Benissimo, ora in questo libro Bisetto ha detto testualmente, noi eravamo presenti, ha letto il motivo per cui lui ha fatto questo libro e ce lo andiamo a leggere. Era una cosa che anche Claudio ne aveva accennato come cosa goliardica e lui era il motivo per cui ha fatto il libro. Evocatio 2000, noi tribù dei pagani politeisti stregoni ti preghiamo in piedi, Dio di Israele, Padre Gesù lo sciamano, abbandona il tuo popolo cristiano, abbandona i tuoi tempi crocifissi, Dio di Israele. Il tuo gregge è troppo gregge, i tuoi vitelli sono troppo in carne, la tua mano ti ha travolto i recinti, le tue serpi cambiano troppo la pelle, i tuoi leoni non divorano i nemici, come tu hai insegnato. Dio dell'Africa, vieni nelle nostre montagne, edificheremo per te un tempio d'acciaio, sgozzeremo un sodomita in tuo onore. Dio dell'Albania, abbandona la cloaca di Roma, nel 2000 ci sarà un casino della Madonna. Era firmata Lega Pagana del Profondo Nord. Il Beppi Bisetto legge, commenta così testualmente nel libro, fa: a me pare dunque che lo spazio, seppur piccolo ci sia, perché tutti un giorno potremo essere nella metropolitana di Tokyo o in piazza San Pietro a Roma a pregare per il giubileo del 2000. Io non so con quale arditezza intellettuale, come capacità mentale, possa fare un simile paragone. Di fronte a questa cosa che era un volantino quasi a livello goliardico, fatto per ridere, tenendo conto che di questa evocatio era uscita anche una versione in trevigiano, che cioè, proprio era ancora più divertente. Benissimo, di fronte a questo lui va a creare un paragone che è inesistente tra la metropolitana di Tokyo, il famoso attentato col gas nervino, e il pericolo che il giubileo corre. Il giubileo non corre nessun pericolo, è un pericolo in se stesso. Il pericolo che corre il giubileo è quello che la gente se ne sbatta del giubileo, che esatto. È chiaramente quello che sta avvenendo. Sì, però questo significa creare terrore, cioè dire
a qualsiasi che anche in tono scherzoso pensa di prendere in giro il Giubileo, lui crea un allarme sociale. Esatto, l'allarme sociale è un reato, cioè creazione di allarme sociale è un reato, tanto per essere chiaro, e lo stanno commettendo sistematicamente l'Aris, il Cris, il Cesnur e con la collaborazione di altra gente, sta commettendo questo gravissimo reato. Questo libro è al fine di destabilizzazione istituzionale, perché il fine della commissione di questo reato, cioè di Beppe Bisetto e degli altri, stanno commettendo il reato di destabilizzazione istituzionale, per cui pensate alla gravità, siamo al terrorismo pure buono. Ecco, e tenendo conto che questo libro ha il marchio del Giubileo, ha il marchio ufficiale del Giubileo, che vuol dire che hanno pagato anche per averlo. Però appunto la cosa appunto più grave è proprio questa facilità in cui loro cominciano, qualsiasi persona anche che non abbia, diciamo, non abbia coraggio di accettare il Giubileo, dice che si rifiuta del Giubileo, viene creato come terrorismo. Beh, l'unico terrorismo che esiste nella storia è il terrorismo cristiano monoteista, cioè questo non è un problema. Poi, sempre durante questo, diciamo, nostro intervento abbastanza rumoroso, vivace a questa presentazione, sono venuti fuori alcune polemiche con alcuni ascoltatori di questa trasmissione e alcuni contestatori. Sono stati giustamente apostrofati come si meritavano, e però cos'era in sostanza la critica che veniva mossa ai pagani? Dicevano, i pagani fanno sacrifici umani. Io che sappia, mai nessun pagano ha fatto sacrifici umani. L'unica religione che ha la forma del sacrificio umano è la religione monoteista, che sia ebraica, cristiana, musulmana e cattolica. Sono gli unici che hanno la strage sacra all'interno del loro libro sacro. Non esiste nessuna versione religiosa pagana che abbia il sacrificio umano. Poi ci viene contestato che noi accusiamo il Dio inesistente di Israele o della Bibbia di aver chiesto il sacrificio di Isacco. E come fosse un'offesa dire che appunto Dio è un criminale. Ho detto, ma d'altronde il fatto che sia stato compiuto o non compiuto è secondario, in quanto al Dio viene attribuito la volontà di chiedere il sacrificio, è stato chiesto un sacrificio e la persona che l'ha aspetta fatto. Aspetta un attimo, Francesco, mi so che sono rompiscato, ti sto rompendo il discorso. No, ma siccome anche in questa radio qualche idiota è venuto fuori dicendo puttanate di questo genere. Radioascoltatori chiaramente, e siccome tutti attorno facevano sacrifici umani, no? Allora era logico che avvenisse questo. No, ricordatevi che le puttanate come Isaia, tutte quelle puttanate che la Bibbia dice agli altri popoli, cioè a Baal e a Star, e gli insulti, Malek, il dio delle mosche, eccetera, sono delle pure semplici menzogne e invenzioni. Gli unici che facevano sacrifici umani sono i monoteisti. Che fanno ancora. Che fanno tutt'oggi? Beh, tutt'oggi il battesimo è un sacrificio umano. Gli unici che fanno i sacrifici umani per il sacrificio umano, perché lo vuole il loro Dio, sono i monoteisti. E poi altri popoli abbiano forme sacrificali, questo appartiene a un altro discorso. Cioè questo non appartiene al discorso religioso in sé, ma appartiene alla costruzione dello Stato in relazione al controllo degli esseri umani. La pulsione di morte ha tentato di costruirsi in tanti modi all'interno dei vari popoli, ma è sempre stata riassorbita. L'unica pulsione di morte che ha fatto del sacrificio umano l'essenza della sua vita, l'essenza della sua formazione, sono gli ebrei, sono i cattolici, sono i cristiani. I cristiani tutt'oggi praticano i sacrifici umani come forma di sottomissione, come forma di repressione. È chiaro questo. E un'altra cosa, Francesco, scusami. Un'altra cosa, questo discorso dei sacrifici umani fatti ai pagani, che è solo menzogna dei cattolici, cioè come i cattolici giustificano il loro fare sacrifici umani, viene portato continuamente a riferimento per la nostra filosofia pagana, per il nostro essere pagani, come se i pagani facessero i sacrifici umani, è arrivato quel pazzo lurido maiale del loro Gesù che ha fermato i sacrifici umani. Ricordate che l'arrivo dei cristiani ha fissato quelli che erano tutti i processi di trasformazione storici, tutti i processi di trasformazione sociale, tutto quello che era per esempio l'abolizione della schiavitù era già un grande dibattito a Roma, cioè tutto quello che era la trasformazione sociale che stava avvenendo è stata bloccata dal cristianesimo, è stato costruito 2000 anni di perversione e di morte. Pertanto i cristiani non sono da vergognarsi, da adorare un Dio assassino, e hanno da vergognarsi di praticare sacrifici umani costringendo bambini in ginocchio a pregare. È la più grande vergogna. Hanno distrutto l'Africa, hanno distrutto l'America Latina, hanno distrutto l'Asia, hanno distrutto le popolazioni, i culti, le religioni, solo per fare sacrifici umani al loro Dio, non per altre cose, solo per fare sacrifici umani al loro Dio.
chiaro questo, per cui i miliardi di persone non hanno neanche un nome e cognome, non hanno neanche un'identità, non hanno neanche una tomba, fra virgolette, non ho neanche il ricordo nella vita. Scusa Francesco. Sì, sì, no, ma giustamente, no, anche perché appunto c'è qualcuno che giustifica, è giusto specificare questo, che dice che il modo di fare era comprensibile per data l'epoca, era comprensibile data l'epoca per i cristiani, per i monoteisti, per gli ebrei, ma il discorso del sacrificio umano non era comprensibile per i pagani. Difatti, come dicevamo prima, quando il Dio dei cristiani chiede ad Abramo il sacrificio di Isacco, questo non ha problemi, va ad eseguire. Che poi non venga compiuto, Dio l'ha chiesto e la persona lo sta per eseguire. In contemporanea, forse prima addirittura di questa cavolata della Bibbia, noi abbiamo un esempio che è luminoso a Roma. Quando fu chiesto a re Numa di fare un sacrificio umano, benissimo, questo rispose alla divinità, non disse no, ti do un sacrificio umano. E giocando sul termine, l'abbiamo detto molte volte, giocando sul termine latino di testa, sacrificò una testa di cipolla alla divinità. E allora il Dio disse a Numa, fa che venga recisa una testa. E lui rispose, obbedirò, rispose alla fine, farò che venga recisa una testa di cipolla dei miei orti. Una testa umana, ho detto, dice la divinità. E Numa risponde, ti consacrerò allora una capigliatura d'uomo. Voglio un'anima, ti verrà offerta l'anima di un pesce. E questa è in contemporanea, se non prima, alle quella cavolate che è la Bibbia, e che vuol dire che un rappresentante, anche pubblico, di fronte alla richiesta di una divinità, di un sacrificio umano, si fa forza della sua abilità, della sua capacità, e dà alla divinità quello che lui vuole, non quello che la divinità chiede. E la divinità non si adira, non manda un giudizio, non manda il diluvio universale, non manda un giudizio, non manda la peste, non manda niente. Ammira l'intelligenza dell'uomo e non la chiede. Questa è la differenza appunto fra il monoteismo, che quando il Dio dei cristiani chiede il sacrificio, i sacrifici vengono fatti. E le divinità pagane i sacrifici non ne hanno mai chiesti, cioè questo è chiarissimo. E di conseguenza, questo voglio ribadire, che poi il famoso sacrificio di Isacco non si sia compiuto, questo è secondario, in quanto rimane sempre l'intenzione della richiesta e il fatto che a chi viene richiesto va ad eseguire, non pone in dubbio, non si oppone, non contesta, accetta passivamente. E questo avviene per tutti quanti i cristiani. E i cristiani rifarebbero questo in qualsiasi momento, nel momento in cui il loro Dio chiederebbe un sacrificio umano, lo farebbero benissimo. La leggenda che fra i popoli antichi ci fosse in uso il fatto di fare sacrifici umani, che è solo una leggenda come il diluvio universale, cioè una volta se stava male che gli era questo, dopo che è il meglio, bene, non è mai avvenuto questo. Mentre invece ci sono tutta una serie di leggende di uscita dai sacrifici umani, cioè in tutti i popoli c'è un momento in cui viene negato questo, ma non è che viene negato in quel momento, viene negato molto tempo prima perché la divinità, siccome era benevole, ha finito il sacrificio umano, non è mai avvenuto i sacrifici umani. Per esempio, quello che vi ha citato Francesco è una di queste leggende, come è una leggenda quella di Isacco e del sacrificio di Abramo, e un'altra leggenda è quella di Valeria. Valeria viene chiesto il sacrificio umano per far finire la peste. Cioè, però è Valeria che sceglie di essere sacrificata perché cessi la peste nel suo paese. Ora, la qualità, la diversità degli uomini non sta tanto nel fatto che c'era, che questa leggenda fosse vera o non fosse vera, ma le indicazioni che si traggono dalle leggende. Cioè, l'indicazione di Numa è l'indicazione della rappresentazione dell'uomo. Cioè, l'uomo dice io sono un uomo e quello che a me mi interessa sono gli uomini. Quella di Valeria dice io vivo per il sistema sociale, cioè il mio sistema sociale che è importante, è la mia gente, io sono importante. E il Dio riconosce questa importanza del sistema sociale. Quello che invece riconosce Abramo è la sottomissione, cioè è il desiderio della sottomissione per la sottomissione, solo per la sottomissione. Per cui quando si leggono questi racconti, non è che questi racconti devono essere discussi se sono veri o non sono veri, ma per gli insegnamenti che si traggono da questi racconti. Siccome il monoteismo è sottomissione e distruzione, perversione umana, allora i suoi racconti di uscita da pensata che ci fosse questo, sono solo discorsi di orrore, perché l'orrore è la rappresentazione monoteista. Mentre invece in altri paganesimi, in altre forme religiose, che definiamo pagane perché a noi fa comodo, perché noi possiamo definire pagane, non i cristiani. I cristiani devono chiamare le altre religioni come loro chiamavano se stessi. Se non lo sanno è perché loro hanno bruciato nomi e libri. Esatto. Per cui...
sono affari, cioè noi, io e Francesco e altri pagani possiamo permetterci questo, ma solo noi, e non lo consentiamo a nessuno. Per cui l'uscita da questo, cioè l'uscita dalla leggenda, ci dà le indicazioni su cosa è importante o cosa non è importante. Sì, è appunto una cosa che poi va ripetuta, cioè che è fondamentale, e che i comportamenti, questi erano così semplici, cioè nel senso di confronto alla divinità, non sono atteggiamenti secondari, sono atteggiamenti importanti. E voglio fare una citazione, dice: in ogni gesto c'è la mia relazione col mondo, il mio modo di vederlo, di sentirlo, la mia eredità, la mia educazione, il mio ambiente, la mia costituzione psicologica. Nella violenza del mio gesto o nella sua delicatezza, nella sua tonalità decisa o incerta, c'è tutta la mia biografia, la qualità del mio rapporto con il mondo. E questo è quello che noi diciamo, cioè nel senso che vale sempre non tanto quello che un Dio ti comanda o vuole, e questo viene per i cristiani, ma quello che tu sei. E poi appunto torniamo sempre a questo discorso. Dicevamo appunto il CIRS, il Bizetto, fanno terrorismo e lo sono, non possono più bruciare le persone, perciò fanno i testi terrorizzando le persone con presunti pericoli per il giubileo quando non ce ne sono, fanno denunce, attaccano gli altri quando loro sono una setta e appartengono alla madre di tutte le sette, sono la setta delle sette, quella che è la Chiesa cristiana e la Chiesa cattolica. Un'altra cosa che veniva così, che è divertente, tanto che per un attimo smorzare i toni, si viene accusato che noi facciamo la festa del musso il venerdì santo, cioè che noi il venerdì, e che per i cristiani era inconcepibile, cioè nel senso che loro non era ammissibile che noi, in ricordo di un nostro amico da molti anni, perché il nostro amico è morto nel 93, andiamo il venerdì santo a fare la cena del musso. Benissimo, per loro era un oltraggio alla loro religione. E io infatti ho detto anche a uno dei cristiani, fa, vuoi venire? Non ho avuto neanche la voglia di rispondermi. Ma il fatto che noi facciamo delle cose, mica le imponiamo agli altri, è una nostra scelta. Noi lo facciamo dove vogliamo, non intrecciamo gli altri e gli altri non dovrebbero intrecciare noi, dal punto di vista, diciamo, dell'ordine sociale. Perciò io non vedo perché un cristiano si deva sentire, e io comunque è chiaro che un cristiano si sentirà sconfitto quando uno invece di andare al pellegrinaggio del venerdì santo va a mangiarsi il musso. Perché il cristiano alla fine quello che gli interessa è quello di dominare, di schiavizzare gli altri, di creare gli schiavi, e chi non si adegua logicamente va a finire sul rogo. Adesso non lo possono fare perché la situazione sociale è diversa, le leggi sono diverse, ma loro lo farebbero. Io non ho nessun problema di dire io il venerdì santo vado a mangiare il musso e il cristiano va a fare lo stupido in chiesa. Benissimo, possiamo fare lo stupido in chiesa. Tanto è un problema suo e avrà a fare con la sua esistenza. Ma io non andrò mai a dirgli sei inferiore, no, a me non può non piacere, può essere antipatico, può essere brutto, posso trovarlo sciocco, ma è un problema suo. Se a loro piace così, va bene che piace così a loro, ma non vedo perché invece chi decide di fare in maniera diversa deve essere condannato, perché l'arroganza del cristianesimo è di detenere l'unica verità, cioè di arrogarsi di avere l'unica verità, l'unica possibilità, e tutto quanto che gli altri vanno fatti è fatto in deroga a coloro che loro concedono. E io difatti mi sono meravigliato che in un dibattito un cristiano venga a contestare e fa: ma voi il venerdì santo andate a mangiare il musso? Perché cos'è il venerdì santo? È un venerdì come gli altri, cioè nel senso non rappresenta assolutamente niente. Noi potremmo dire che venerdì appartiene a Venere, di conseguenza appartiene alla bellezza, e noi troviamo bello mandare a mangiare il musso. Ma perché per i cristiani il musso è così? Perché per loro ce lo mettono nel presepe il musso, perché cioè l'asino non lo accetterebbe in se stesso, l'asino ha valore perché avrebbe riscaldato quello stupido bambinello del Gesù bambino, perché avrebbe portato quello stupido profeta e messia che sarebbe stato Gesù Cristo durante l'ingresso delle Parme a Gerusalemme, e di conseguenza l'animale non viene rispettato perché è un animale e appartiene al campo del vivente, ma perché è stato uno strumento di qualcos'altro. Di conseguenza è chiaro che quando si rispetta un animale soltanto perché fa un qualcosa che a noi è piacevole, significa chiaramente che siamo noi detentori del valore degli altri, che possiamo togliere il valore degli altri, possiamo sottrarlo. No, beh, d'altronde, cioè, io mi sono messo a ridere, sì, perché quando un cristiano potrebbe contestare dal punto di vista, diciamo così, dottrinario, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista della mitologia, dice no, perché tu come comportamento, il venerdì vai a mangiare il musso, scusa, cos'è il venerdì santo per me? Allora, è una cavolata. Senti, cosa dici? Concludiamo qui o andiamo avanti? No, io vorrei dire qualcosa. Quando voi pensate al cristianesimo, cioè noi pensiamo al cristianesimo, voi dovete pensare sempre a questo, che il cristianesimo, come altre forme religiose, nascono praticamente da quella che è la suburra della religiosità pagana, cioè dalla superstizione, da tutta quel substrato, diciamo così, che non era né intellettuale, né vita, niente, cioè
anche gli uomini possono essere sconfitti e sperare che arrivi il padrone che li aiuti, cioè, non è che questo non ci sia, solo che dalla superstizione, proprio dall'uso della fatalità, da quello che è gli aspetti più beceri del lato umano, cioè proprio della sconfitta delle persone, è nato il cristianesimo. Per cui noi cristianesimo dobbiamo sempre guardarlo con maniera non solo come squallore, perché è squallore dell'umanità, è la miseria dell'umanità che si è imposta all'intera umanità, cioè è questo che per noi è una cosa, cioè sappiamo esattamente i meccanismi come è avvenuto. Però è la miseria intellettuale, umana, culturale, modo di essere, modo di rappresentare il mondo, che si è imposta all'umanità. Per cui noi manterremo sempre questo atteggiamento di disprezzo, perché non è una cosa con cui ti puoi confrontare alla pari. Cioè, io con alcuni aspetti del buddismo posso anche confrontarmi alla pari, con alcuni aspetti del taoismo posso confrontarmi alla pari, con lo sciamanesimo mi confronto alla pari, perché sono aspetti dell'umanità, che si costruisce, ma col cristianesimo, col cielo, non lo posso fare, perché sono la miseria, sono la rappresentazione della miseria culturale, morale, etica, cioè costringere bambini in ginocchio è un'infamità. Questi sono riusciti a farle passare come una roba normale e anche doverosa. Cioè, io non, personalmente, vabbè, mi sono un po' strambo, sono apprendista stregone, per carità. Però io questo non lo capisco. Sì, ma infatti, come esempio, è inconcepibile il continuo riaffermarsi di queste teorie, ad esempio, del dono. Cioè, nel senso che il presunto Dio dei cristiani ci ha dato il dono che noi non potremo mai ricompensare, ma questo significa chiaramente mettere sempre in condizioni di sfavore la persona, cioè di dire se sempre inadeguato in tutto, di fronte ai falliti della vita sono i cristiani, proprio perché di fronte a un dono di una divinità non hanno nulla da cui poter contraccambiare, ma nessuna divinità nel paganesimo farebbe un dono a cui l'uomo non possa contraccambiare. E che vuol dire? Che già l'utilizzare questa dimensione del dono qui non posso ricontraccambiare significa chiaramente tu sarai inferiore e sarai destinato alla dominazione. Cioè, questo è un meccanismo fondamentale. Perché ad esempio quella maschera bianca che è il Papa continua a insistere sul discorso del dono del figlio di Dio? Perché sa che nessuno potrebbe contraccambiare questo, giocando ovviamente sulla miseria e sulla falsità. Ma dove sta anche la capacità del monoteismo di imporsi, nella capacità di eliminare qualsiasi cosa, cioè nel senso che noi pagani non abbiamo bisogno di distruggere mitologie, di distruggere racconti, di distruggere testi, non abbiamo nessun problema. Anzi fa comodo che ci sia. Più racconti ci sono, più mitologia c'è, meglio è. Cioè, di fatti, ad esempio, discutendo che di mitologia recentemente mi diceva ma i miti cambiano completamente, ma certo, perché la ricchezza dei miti è la loro capacità di essere modificati, ma è la capacità di aggiungersi del re delle varianti. Se dice ma c'è già di una stabilità, non è vero che esista una stabilità, perché la stabilità è soltanto la morte, la staticità. Certo. Cioè, finché la vita è dinamismo, di conseguenza, se la nostra cultura ha un valore è perché è dinamica, se la nostra vita, diciamo, spirituale ha un valore è perché è dinamica, non possiamo pretendere di fossilizzarla. Perciò anche noi dovremmo essere capaci di comprendere che anche noi cambiamo giorno per giorno, di conseguenza non possiamo essere sempre gli unici o quei modelli, non possiamo essere come quella schifezza del Cristo in crocifisso, che il crocifisso non riesce a muoversi. Cioè, noi uomini abbiamo delle gambe che dobbiamo utilizzare per camminare, abbiamo delle mani per toccare le cose, e non siamo dei crocifissi che fanno schifo, insomma. Troveremo sempre questo tipo di attacchi, anche perché ogni tanto in giro per il veneziano trovano, guarda caso, delle bellissime stanze in casolari abbandonati, addobbati per il satanismo, che sono fatti, secondo me, la polizia dovrebbe indagare su Beppe Bisetto e la sua banda di sciacalli, perché io ho guardato quelle fotografie che ha pubblicato Nuova Venezia, e dito sinceramente, una cosa del genere può essere preparata solo da un cristiano. Cioè, io ho visto bene quelle fotografie e come sono state, e quelle è roba da cristiani, cioè solo un cristiano può fare una cosa del genere, proiettare se stesso. Ma renditi conto, ma anche la falsità, perché io mi sono veramente stupito. Ad esempio, prendendo la scheda sulle sette che loro fanno in questo libro Beppe Bisetto, cioè io ho sempre avuto poca fiducia in Beppe Bisetto, però questa è una dimostrazione pratica. Lui cita, come presente nel vento, con due schede, un centro neoellenico di religiosità politeista, benissimo, e dice, lui dice fa, aprono sale di culto dove però sono proibite le immagini degli dei. Ma cavolo, se sono riferiti al discorso di teurgia, va bene,
la teurgia è l'animazione delle statue, e allora questi teurgi... Animazione delle statue. Esatto, animazione, cioè la capacità di animare le statue, la teurgia, e questi aprirebbero dei luoghi di culto in cui sarebbero dei luoghi di culto senza le statue. Cioè, bella contraddizione. Logicamente lui che spaccia ignoranza, che diffonde ignoranza, può farlo. Però chi, ad esempio, è un teurgo dice, ma che cavolo state dicendo? E poi cita questa organizzazione che nel Vento non è mai esistita. Perché si chiamava Centro di Giustizia Politista Il Teurgo, che è sorto nel 1985 nel Vicentino, che ha proseguito per diversi anni la sua attività. Poi, per scelte all'interno del movimento, qualcuno si è andato da una parte e dall'altra. Però questa sigla non è mai esistita. Cioè, e lo dico perché nel 1985 la fondazione del Centro di Giustizia Politista Il Teurgo c'ero anch'io. E anzi, io fui il primo a portare la rivista Il Teurgo da Milano, perciò di conseguenza, cioè, ho un elemento storico. E lui fa addirittura due schede inventando una sigla che non è mai esistita nel Vento, che non si è mai organizzata, non ha mai fatto niente. E poi va a raccontare di luoghi di culto che non ha mai visto. Ma poi il Beppe Bisetto, che questa storia viene fuori da un altro personaggio. Questa storia del luogo di culto del Vicentino fatto così rotondo senza stato di dei viene fuori da un'altra fonte, che è la Cecilia Gatto Trocchi. La Cecilia Gatto Trocchi, spacciatrice di Santini e soprattutto di Panzane, lei ha sostenuto che era venuto nel Vicentino a trovare i politeisti e a fare sacrifici, quando mai nessuno di noi l'aveva visto. Quando noi abbiamo saputo la notizia, ci siamo chiesti, abbiamo preso tutti quanti, ma chi l'ha mai vista? Mai vista. E ora, su menzogna, la Gatto Trocchi inventa una cosa che non ha mai fatto, che non ha mai visto, a cui non ha mai partecipato, e qua il Bisetto parla del teurgo falsando addirittura le cose, cioè mentendo, ma poi dando anche delle notizie in assurdo con i termini stessi, perché teurgia è animazione delle statue divine, fatta non perché la statua sia divina, ma per la capacità del mago di animarla. E lui dice, ci sono luoghi di culto in cui non sono state degli dei. E questa è l'informazione che lui dà, cioè, tenendo conto che sbaglia addirittura il nome della rivista, sbaglia la sigla che non è mai esistita, e su questo lui è il consulente del Ministero degli Interni. È un idiota. Beh, il Ministero già si merita gli idioti, esatto, che vuole, no? Cioè, tenendo conto che dopo questa gente, cioè, dice, c'è il pericolo per il Giubileo, ma il pericolo per il Giubileo ci può benissimo essere, è il pericolo che loro rappresentano per la cultura e per l'intelligenza, questa è la cosa più pericolosa, al di là del costo dell'allarme sociale che possono dare, ma è proprio il pericolo dell'intelligenza che loro danno. Ricordo che queste organizzazioni del CRIS, CIS, ARIS, eccetera, stanno facendo di tutto per impedire alle persone di sviluppare il loro pensiero e stanno facendo dei veri e propri attentati alla Costituzione, mobilitando la mafia cattolica per impedire alle persone di esprimere il proprio pensiero. Cioè, questa è una roba veramente vergognosa. Ah, di questo abbiamo documentazione, fra le altre cose, no, non è che non abbiamo documentazione. Sì, ma per fare una cosa, in questo convegno si criticava il fatto che nella legge italiana mancasse il reato di plagio. Benissimo, quando noi abbiamo il caso che un esperto dice alla ragazza di Catania che ha deciso di non abortire più, e ho qui l'articolo, dice è stata plagiata. Sì, sì, del prete. Ma il fatto che sia sparito il plagio non è un favore che vengono fatte alle sette, ma solo è fatto ai cattolici. Ma io, guarda che io ho reato di plagio, me lo ricordo quando lo levarono. Ci fu il caso di un professore che aveva una relazione omosessuale con un allievo maggiorenne e praticamente fu accusato di essere plagiato e fu un grosso caso, ma ancora 30 anni fa, 40 anni, se non mi ricordo esattamente quanto. E venne eliminato in quella volta il reato di plagio perché si accorsero che con quella scusa tutte le persone potevano essere, cioè tutti i cattolici che mettevano in ginocchio bambini plagiavano i bambini, e allora pensarono di levar via il reato di plagio. Cioè, il reato di plagio è stato levato via perché tutti i cattolici sarebbero in galera, tanto per essere chiari. Cioè, è un favore che gli hanno fatto. Esatto. Cioè, ma quello è il punto, che loro dicono, difatti c'è un reato di plagio, è una cosa grave che sia sparita, ma è un favore che hanno fatto ai cattolici. Hanno fatto la il telefono cattolica. Va in onda solo gli ultimi 10 minuti di trasmissione, dalle 16:20 alle 16:30. Questo perché? Perché i cattolici si erano organizzati per distruggere questa trasmissione. Sono ancora organizzati. Sì, è chiaro, non c'è problema. Infatti CIS, LARIS, eccetera, sono organizzazioni di criminali mafiosi che agiscono in quei termini, in quelle condizioni. Cioè, il fatto che qualcuno sia stato costretto a fare delle denunce rispetto ad alcuni di questi che facevano anche delle azioni a casa delle persone, insomma, è un po'. A proposito, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera,
e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. E su internet c'è tutto. E su internet c'è anche Gesù di Nazareth e l'infamia umana in maniera quasi completa. Basta cercarlo. Sì, ma comunque ormai cliccando Claudio Simeoni su tutti i motori di ricerca mi viene fuori. Andate tranquilli che ormai mi stanno mettendo dappertutto. Mi sono trovato su Altavista anche. Perfetto. Per cui non c'è problemi. Vabbè, cosa dice? Andiamo avanti con gli oracoli. Esatto, facciamo un po' di oracoli caldaici con la nostra trasmissione e poi riprenderemo un attimino. Siamo arrivati al frammento 152, puntini, 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 indivisibile, puntini, puntini, puntini. Ciò che io conosco come indivisibile è la coscienza di sé come sintesi del proprio divenuto e potere determinante il proprio divenire. È troppo breve questo frammento per essere commentato diversamente o più completamente. Fate una parola, troppo poco. Passiamo al frammento 153. Nel gregge della fatalità non cadono i teurghi, a proposito della teurgia, no? Nel gregge della fatalità, ripeto, non cadono i teurghi. Vediamo un po' cosa significa questo. Questo ci rilasciamo a tutti i discorsi precedenti che abbiamo fatto fino adesso. In questo frammento il senso è chiaro e l'indicazione è precisa. Che cos'è la fatalità? La fatalità è abbandonarsi speranzosi al disegno del Dio padrone, è cedere la propria volontà per lasciarsi trascinare in balia di eventi di cui si ha paura e terrore. La fatalità è la rinuncia dell'essere umano a cercare e chiedersi il perché delle cose, aspettando una divina provvidenza come emanazione del Dio padrone mentre sta portando le pecore al macello della vita. Chi non è in grado di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza per affrontare la fatalità dell'esistenza deve chiudersi in un gregge. Un gregge che impone a tutti i suoi membri di aderire alla fatalità, soccombendo qualora il Dio padrone lo imponga, soffrendo qualora il Dio padrone lo desideri. Stare al gioco crudele di un Dio padrone per il cui intervento si sono sacrificate le proprie determinazioni e la propria volontà. Chi aderisce a quel gregge ha rinunciato a costruire se stesso. Chi aderisce a quel gregge non determina se stesso in quanto, anche se ci provasse, il processo di adesione a quel gregge che ha messo in atto lo porta a diventare incapace anche soltanto di articolare il concetto secondo cui egli è portatore di volontà e determinazioni. Si sente piccolo, incapace, indifeso e impotente. Egli è soggetto di carità e di supplica davanti al Dio padrone. Egli è feroce e distruttivo nei confronti di chi non partecipa a quel gregge. Tipo sto libro che aveva detto Francesco adesso, no? I teurghi non cadono in queste condizioni. I teurghi costruiscono le relazioni fra se stessi e il loro circostante attraverso la modificazione del loro sentire e percepire il mondo. Un teurgo guarda il mondo quale insieme di esseri coscienti e consapevoli. Il teurgo guarda le tensioni che attraversano il mondo con gli occhi di chi non si illude che quelle tensioni siano diverse da quanto percepisce. Un teurgo si chiede il perché delle cose. Un teurgo si è tolto dal centro del mondo ed è diventato parte del mondo in cui vive. Un teurgo vive per sfida, non per accettazione passiva. Un teurgo sa sospendere il giudizio quando ciò che incontra non rientra nella sua comprensione. Un teurgo non ha problemi ad usare la follia controllata e il giudizio di necessità. Un teurgo pratica la sospensione del dialogo interno. Un teurgo conosce il padre, necessità e intento. Un teurgo chiama le cose col loro vero nome. Un teurgo è un essere umano che trae la forza nell'affrontare la vita partendo da se stesso. Non ha bisogno di trovare la sicurezza di quanto affronta negli occhi di altri esseri umani appartenenti ad una qualche forma di gregge. Semmai sono gli esseri umani che vivono nella ricerca della costruzione della loro vita, che trovano nel teurgo gli elementi attraverso i quali approfondire la propria trasformazione per divenire nell'eternità dei mutamenti. Il teurgo è uno stregone che costruisce se stesso, con una tale determinazione da portarlo a trasformare l'oggettività nella quale sta vivendo. Il teurgo si trasforma per riconoscere gli elementi e le tensioni che lo circondano. Magari fallisce, però non inganna i suoi occhi con l'illusione della sottomissione e della fatalità. E qui non c'è commenti, perché i commenti abbiamo fatto fino adesso. Passiamo al frammento 154. Puntini, puntini, puntini. Andando in branco. Chi va in branco? Gli esseri umani che hanno distrutto la loro possibilità di costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti
e formano un branco per avere forza sufficiente per distruggere o altri branchi, o gli esseri umani che costruiscono se stessi nell'infinito dei mutamenti. Gli esseri umani, malati di energia vitale stagnata, distruggono quanto potrebbe costruire il respiro di libertà degli esseri umani, distruggono la possibilità per gli esseri umani di costruire un cammino virtuoso di eternità, distruggono quanto più è possibile, perché soltanto nella distruzione che costruisce la miseria possono costruire esseri umani vuoti con i quali alimentare la forza del gregge di cui fanno parte. Andando in branco, costoro distruggono la vita e le sue trasformazioni. Guardatevi dal branco, che chiede adesione ad una verità. In esso c'è la distruzione di ogni divenire nell'eternità dei mutamenti, di ogni essere della nostra specie. Il sacrificio che i branchi richiedono per accettarvi è voi stessi, la vostra libertà, le vostre determinazioni, le vostre trasformazioni. In ultima analisi, il branco chiede a chi desidera di farne parte di rinunciare alla propria vita, alla propria possibilità di divenire nell'eternità dei mutamenti. E passiamo al frammento 155. Anche di questo si rilaccia sempre ai discorsi precedenti, anche perché i discorsi che facciamo grosso modo sono sempre quei 50-60 concetti, non di più, però sono concetti della vita e che appartengono a tutto l'arco della vita di 2000 anni a sta parte. Il frammento 155. Inflessibile, dietro pesante, non partecipe alla luce. Cazzeruola. Chissà cosa vorrà dire questo. Gli esseri malati di energia vitale stagnata sviluppano un intento inflessibile nel loro vivere strategicamente per procurarsi quanto serve loro per sopravvivere. Sono pesanti. Hanno rinunciato a costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti. Non partecipano alla luce dell'infinito. Sono legati alla terra, non alla terra come coscienza di sé, come essere che si sviluppa in quanto riconosce se stesso un Dio fra dei, ma alla terra intesa come la materia statica descritta dalla nostra ragione, che di quella materia si ritiene la padrona. Il loro essere pesante viene trasmesso ad ogni cosa, ad ogni oggetto, a qualunque essere col quale costruiscono le relazioni. L'unico essere che non sono riusciti ad assoggettare è l'essere umano, che ancorando se stesso nella descrizione rifiuta di percepire il mondo nella sua vastità e nella fenomenologia estranea a quella descrizione. Questi esseri sono pesanti. Il senso di pesantezza è il fenomeno che assale il veggente nel momento stesso in cui li percepisce. Il veggente potrebbe mascherare, attraverso la preconcettualità della sua ragione, molti fenomeni che da essi vengono emessi, ma la pesantezza rimane, anche se a volte viene mascherata. Spesso quando vedete un Dio, quando vedete Dio, quando vedete la Madonna, quando credete di vedere forme nere, di solito sono questi esseri. Anche la loro non partecipazione alla luce viene occultata alla percezione del veggente. A volte viene occultata facendo balenare al veggente l'idea della potenza e delle trasformazioni che possono derivare dal lato oscuro. L'ossessione per la ripetitività della descrizione, l'ossessione per le paure che alimentano la tensione e il bisogno della paura, la sottomissione che si autoalimenta, sono tutti elementi del lato oscuro della luce, cui gli esseri malati di energia vitale stagnata partecipano per alimentare la loro esistenza. Castaneda direbbe che trasferiscono la loro mente ossessionata, contorta e instabile agli esseri umani. Il significato di questo frammento si articola anche nel frammento successivo. E siamo al frammento 156, che dice: costoro non sono molto diversi da cani senza ragione. Cosa rappresenta la dicitura cane senza ragione? È la definizione di un'intenzione espressa senza il fine dell'intento. Un'intenzione il cui scopo è quello di arraffare quanto più è possibile nell'attimo presente, senza preparare attraverso quell'azione una prospettiva futura. Il cane senza ragione è colui che arraffa senza tener conto dei riflessi e delle conseguenze che la sua azione comporta sia sul mondo che lo circonda, sia sull'articolazione del tempo che viene incontro. Gli esseri malati di morte non hanno futuro. Gli esseri malati di morte non si curano dell'oggettività in cui si muovono, perché questa oggettività deve assomigliare a loro. Nera, vuota, ossessiva, malata di nulla, quella che l'essere natura definì l'orrore sahariano. Nel libro dell'Anticristo è spiegato.
In questo frammento il termine ragione non è riferito alla ragione come descrizione, ma alla ragionevole armonia che deve esistere fra soggettività che si esprime, manifesta e dilata, e l'oggettività spazio-temporale in cui questo avviene. La mancanza di ragione, come usata in questo frammento, è il saccheggio per il saccheggio. I saccheggiatori, gli stupratori della vita, non possono definirsi diversamente da cani senza ragione. E facciamo anche il frammento 157, perché praticamente siamo sempre allo stesso tema, e anche il 158, per cui praticamente finiamo questo tema. 157. Bestie della terra abiteranno il tuo ricettacolo. L'azione attraverso il saccheggio porta a circondarsi di coloro che partecipano al saccheggio. Vivere stuprando, ci si circonda di esseri che dello stupro fanno ragione della propria esistenza. Chi vive distruggendo è solo una bestia della terra. È una bestia in quanto la sua azione è quanto di bestiale e inumano che l'essere umano concepisce e che proietta nel fare degli esseri umani, descrivendolo una bestialità che appartiene soltanto alla sua morale di morte. Una morale di morte che viene espressa nelle azioni dell'accusatore, imputando ad un accusato impossibilitato a difendersi. Tipo i sacrifici umani, dei cattolici che li accusano gli altri quando loro li fanno. Il distruttore della vita la distrugge perché la vita lo costringe a farlo. Se la vita si distruggesse da sola, sottomettendosi alla sua volontà, lui non avrebbe bisogno di distruggerla. Così è la vita che chiede a lui di distruggerla, perché anziché distruggersi da sola, sottomettendosi a lui, si ostina a costruire se stessa e ad espandersi, cercando e alimentando ogni rivolo di libertà espressa che incontra. Il distruttore si circonda di chi si alimenta dalla distruzione. Pertanto, solo la bestie della terra abiteranno il tuo ricettacolo. E concludiamo col frammento 158, che dice: e non lascerai al baratro le scorie della materia, nella regione splendente anche il simulacro ha la sua parte. Cosa significa non lasciare al baratro le spoglie mortali? Significa che le spoglie mortali, il corpo fisico, con le sue tensioni, i suoi bisogni, le sue emozioni, sono importanti per giungere nella regione risplendente. Quando gli oracoli vengono scritti, troppe persone distruggevano o umiliavano il corpo esaltando i pregi dello spirito, del pensiero e della morale. Il corpo veniva umiliato attraverso il sesso, per le sue tensioni sessuali, per il bisogno di esprimere le sue emozioni, espressione che spesso portava a morte delle donne che morivano di parto. Così le tensioni di vita potevano anche esprimersi come tensioni di morte. Quanto era necessario essere continenti per non creare dolore. Gli esseri della natura costruiscono il loro corpo luminoso vivendo come esseri della natura, praticando la loro volontà come esseri della natura, usando le loro determinazioni come esseri della natura. Il pensiero astratto è nutrimento del corpo luminoso, ma l'esercizio delle determinazioni e della volontà degli esseri della natura, praticato nel loro vivere per sfida, è il motore che porta il pensiero astratto a diventare ente vivente e sostanziale, agente all'interno dell'individuo, permettendogli di cavalcare le contraddizioni, costruendo se stesso nell'infinito dei mutamenti. Il corpo luminoso trasmette i suoi bisogni e le sue tensioni al corpo fisico, ma è il corpo fisico che, attraverso le tensioni che riversa nell'oggettività, permette al corpo luminoso di mettersi in moto. Gli permette di riconoscere se stesso come ente in crescita e sviluppo, trasmettendo quanto percepisce alla ragione del corpo fisico. Non si finga di non essere individui fisici, non si finga di non aver bisogno, pulsioni e tensioni. Tutto partecipa alla costruzione dell'individuo, alla costruzione del corpo luminoso. Non si pongano obiettivi astratti imponendoli all'azione del corpo fisico. Gli obiettivi astratti devono essere la manifestazione dello sviluppo fisico e psichico dell'individuo. Deve essere quanto incontra nella sua azione di determinazione soggettiva espressa nella quotidianità.
quando il pensiero astratto viene imposto al fisico, vedi monaci, yogi, digiunatori, ascetti, fustigatori, eccetera, non è l'astratto come manifestazione delle tensioni del corpo luminoso che tenta di crescere, ma è il fantasma della ragione che imprigiona lo sviluppo psicofisico dell'individuo per impedirgli di rimuovere il suo dominio. L'individuo prigioniero della ragione usa le fantasie della ragione per reprimere le pulsioni del proprio corpo e distruggere con questo la crescita del corpo luminoso. Le tensioni del corpo luminoso non sostituiscono quelle del corpo fisico, ma si sovrappongono un po' alla volta quando l'individuo, togliendosi dal centro del mondo, mette al centro della sua attenzione se stesso in relazione col mondo che lo circonda. Abbandonare la materia al baratro significa vivere le pulsioni della propria fisicità con disprezzo. Queste tensioni appartengono al regno della luce. Appartengono al regno dell'infinito e ne sono la sua manifestazione fra gli esseri della natura. Sono le loro determinazioni. Praticando quelle determinazioni attraverso l'uso della propria volontà, l'essere umano, come ogni altro essere della natura, costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Interpretiamo in questo modo questo frammento: non lascerai al baratro le scorie della materia, nella regione risplendente anche il simulacro ha la sua parte. Va bene, finisco qui, Francesco. Questa espressione di A era perché mi mancava il fiato. Vabbè, siamo arrivati al frammento 159, i frammenti sono 191, pertanto fra poco finiremo anche gli oracoli caldaici. Però ricordatevi, gli oracoli caldaici sono una via alla stregoneria, fatta da uno stregone circa 2000 anni fa per tentare di fermare l'orrore cristiano. Quello stregone fallì, ma ricordiamoci sempre che la vittoria in stregoneria è data da quando un progetto di stregoneria viene sconfitto. Cioè la sconfitta di un progetto di stregoneria segna la sua vittoria.